Cari amici di Una Parola al Giorno, proseguiamo la lettura del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, ci avviamo verso il suo finale e dopo aver ascoltato le parole rincuoranti, consolanti di Gesù pastore, bello, coraggioso, che sacrifica la propria vita per il suo gregge, quel gregge che ascolta la sua voce e che il Padre gli ha dato, quel gregge che resta nella mano del Padre, nella custodia, è saldato dal fatto che lui e il Padre siano una cosa sola. I versetti che oggi leggiamo vanno da 31 a 39 e contengono la risposta degli ascoltatori, dei fortunati ascoltatori di questo bellissimo discorso. Di nuovo i giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: tu bestemmi perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. La reazione dei giudei che hanno ascoltato potrebbe stupirci. In pochi versetti, due tentativi di condanna veloce, una per la lapidazione e l'altra per riuscire ad arrestarlo. Ma cosa avrebbe detto Gesù di così grave da addirittura rischiare in breve per ben due volte, diciamo così, la vita? Questi versetti sono fondamentali per noi perché ci fanno comprendere la fatica della prima comunità. La prima comunità ha dovuto articolare un pensiero che per noi dopo 2000 anni probabilmente è molto chiaro, cioè: chi è Gesù? Gesù è vero Dio e vero uomo. Ora, durante la festa della dedicazione, il portico di Salomone, Gesù che parla, lo vedi, è abbastanza facile comprendere che lui fosse vero uomo, no? Aveva tutte le caratteristiche degli esseri umani. Solo che si è messo a fare delle cose che non potevano essere umane, come aprire gli occhi a un cieco nato. E la questione legata al sabato è rimasta sullo sfondo. Perché? Perché la questione legata al sabato poteva fare di lui un peccatore. Ma come fai a dire che una persona non sia ascoltata da Dio, quindi diciamo che avesse l'accesso a Dio al punto da poter aprire gli occhi a un cieco? Non si è mai visto che un uomo abbia aperto gli occhi a un cieco. Cioè, noi abbiamo di fronte un uomo del quale possono tutti vedere i tratti somatici, possono ascoltare la voce fisica, ma le cose che compie, quelle attestano che lui è Dio, cioè lui e il Padre sono una cosa sola. Questo è il problema: il dover ammettere che l'inaccessibile Dio, colui del quale neanche possiamo dire il nome, così è tutt'oggi per la religione ebraica, è un uomo. Una cosa impensabile. Infatti, la parola scelta per il giorno di oggi è proprio opere. Perché? Perché il Vangelo di Giovanni, se ormai avete imparato qual è il suo modo di esprimersi, ha un unico obiettivo, quello di porci Gesù come la via della salvezza, come l'inviato,
Non ci sono tante raccomandazioni di che cosa dobbiamo fare noi, ce n'è una sola, quella di credere. Bene, e per fare questo, come se fosse un palcoscenico di un teatro, ci mostra Gesù sulla scena che compie delle cose e dice delle cose con un'autorità che non è di questo mondo. Infatti, non abbiamo visto parabole raccontate da Gesù, abbiamo visto l'utilizzo di alcune immagini, ma che si riferissero sempre a svelare il mistero della sua persona. Io sono la porta, io sono il pastore, quello bello. Quindi l'intento non è tanto quello di mostrare dei racconti, ma chiarirci chi è lui. Quindi c'è questo grosso faro nel Vangelo di Giovanni sulla persona di Gesù, che dice alcune cose, svela se stesso, e svelando se stesso rivela il Padre. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il Figlio perché chiunque crede abbia la vita. Questo è l'obiettivo del Vangelo di Giovanni. E questo Gesù, che svela di sé piano piano le sue caratteristiche, compie delle cose, le sue fatiche sono sotto gli occhi di tutti. Queste fanno problema, le opere, appunto. Non vengono mai definiti particolarmente miracoli e non vengono utilizzati qui con il termine classico giovanneo di segni, ma proprio opere. Allora ci potremmo fare qualche domanda. Per quale motivo Gesù richiama qui l'idea delle molte opere buone? Molte opere buone. Non ce ne sono soltanto alcune, non ci sono soltanto i segni eclatanti, ma le opere buone di Gesù sono state sicuramente le sue risposte alle tante domande, il suo non sottrarsi mai al confronto, il non venire meno anche allo scontro se era necessario, a porsi nel mezzo. Vi ricordo che durante la festa della dedicazione gli si fanno intorno e gli chiedono: allora, se sei il Cristo, diccelo. Quindi significa che l'accesso a Gesù ce l'avevano facile, e lui in tutta la sua vita, benché non siano scritte dentro questo Vangelo negli altri, chissà quante cose buone ha fatto, una parola detta, una consolazione, ma dice molte opere del Padre. Questa consapevolezza che la vita di Gesù sia stata vissuta sempre in piena consonanza con l'unità di Lui con il Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Questo è veramente lo scalino più difficile, è la bestemmia. Non puoi essere Dio, nessuno è Dio. Ecco perché qui viene dichiarato il problema. Gesù gli risponde come lui sa, cita la scrittura correttamente e rispetto a quello che veniva ben conosciuto dice: nella scrittura c'è scritto, io ho detto voi siete dei, e parla proprio di un dialogo tra Dio e gli uomini. Facciamoci interrogare da questo: com'è possibile che l'essere umano viva la sua divinità, quell'alito, quel soffio divino che agisce ogni essere umano mediante appunto lo spirito che poi resta nei credenti? Spesso e volentieri noi siamo tentati di separare ciò che è umano da ciò che è divino. Ora Gesù ci viene a dire esattamente il contrario, cioè mediante le opere, che sarebbero qualcosa di prettamente umano, sono fatiche dell'umano vivere, lì, proprio lì, è presente l'alito di Dio che in Gesù coesisteva nella sua persona.
Allora siamo chiamati anche a noi a riscoprire dentro di noi la possibilità di vivere ed agire questa vita concreta mediante lo spirito divino che ci è stato dato e così trasformarlo e renderlo attivo in opere buone del Padre.